una domenica all'insegna del mare, del sole e del relax. Boom di presenze, litoranea, Torre del Greco, spiagge affollate, complici anche le alte temperature registrate in questi giorni. Soddisfatti i titolari degli stabilimenti balneari. Una domenica veramente un pienone per tutta la litoranea, quindi vuol dire che questo segnale è un segnale positivo per la ripresa dopo 2 anni di Covid, pandemia, che le nostre attività erano sul collasso. Quindi diciamo che si parte una grande estate, un'estate all'insegna del mare. I proprietari dei lidi plaudono anche all'apertura anticipata quest'anno al 1° maggio, una scelta voluta dall'amministrazione comunale per favorire la ripresa dell'economia dopo 2 anni di emergenza pandemica. Questa apertura è stata molto cercata da noi con l'impegno di tutto il periodo invernale. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale e in particolare al consigliere Alessandra Tabernacolo, che ci è stata molto vicina per questa anticipazione dell'apertura. 1° maggio, chi ha aperto il 1° maggio e chi le prime settimane di maggio. È stato molto molto positivo. Si vede anche, sono le 6 del pomeriggio, guardate un po' le spiagge. Nota dolente, il mare non troppo pulito nelle ultime settimane. Non manca l'appello alla Gori per intervenire. Unica nota dolente però, voglio dire, dopo un mese di maggio che il mare era splendente, sembrava di stare in Sardegna, sono 2 domeniche che il mare fa un po' i capricci. L'acqua è un po' no al 100%. Vorremmo sapere questo da cosa è dovuto, perché se tutto l'inverno e tutto il mese di maggio l'acqua era uno splendore, perché con l'apertura dell'estate il mare cambia? Questa è una domanda che faccio soprattutto alla Gori e chi si interessa che il mare sia pulito.